Con la poca voce che mi è rimasta, nuovo episodio del Wrestling Podcast. Parliamo questa volta del Moto Mondiale che ha corso ad Aragon nella prima parte del trittico che vedrà impegnate le moto delle prototipi, ovviamente impegnati per tre gare consecutive in 3 settimane. L'ultima europea prima del poker asiatico che vedrà appunto Giappone, Malesia, Australia e Thailandia prima del ritorno a Valencia. In terra di Spagna invece di Aragon vince Enea Bastianini davanti a Francesco Bagnaia con terzo Aleix Espargaró per un mondiale che di fatto si è riaperto. Un mondiale che però ha vissuto di un episodio importante in questa gara di Aragon ed è quello che è successo letteralmente alla quarta curva della gara di Aragon, perché Quartararo complice un grande contatto di gara con Marc Marquez al primo giro, di fatto cade e deve abdicare a eventualmente limitare i danni, perché anche qui Quartararo non era di certo il pilota più competitivo, quantomeno sulla carta, e questa caduta darà appunto il là ai pretendenti al mondiale, in particolare Bagnaia ed Espargaró, di recuperare sul pilota francese che comunque è ancora il leader del mondiale. Un contatto che per la verità è stato dovuto a un fatto che Marc Marquez al rientro in questa categoria dopo l'infortunio perde il posteriore all'uscita di quella curva. Quartararo lo centra e di fatto cade per un incidente di gara. Marquez però la combina comunque grossa, al netto che è sempre un altro incidente di gara qualche curva dopo. Questa in realtà è la parte finale di quello che è successo, una carambola che per fortuna non ha visto incidenti molto più gravi, mettendo a rischio per esempio la vita del pilota coinvolto. Qui vediamo Nakagami che appunto viene steso da un contatto con Marc Marquez, che appunto figlio del tamponamento dovuto a Quartararo ha dei problemi alla moto, non riesce a curvare. La moto tende a curvare verso la sinistra all'uscita della curva prima del cavatappino. Nakagami, che era esterno rispetto a Marquez, centra il pilota spagnolo. Di fatto finiscono a terra sia il giapponese sia appunto lo spagnolo di casa Honda. E appunto la gara del rientro di Marc Marquez dura appunto 6 curve. Nakagami si ritrova coinvolto in un incidente non per colpa sua, e ringraziamo il signore che Nakagami sia ancora vivo, visto che la dinamica è stata comunque importante, perché parliamo di un contatto al primo giro. La direzione gara, ovviamente e giustamente direi, coinvolge tutto nel capitolo incidente di gara, e tutto questo però comunque è un buon viatico per gli altri pretendenti al mondiale, perché le Ducati ufficiali hanno fatto un altro sport, in particolare quello di Francesco Bagnaia e l'Aprilia di Aleix Espargaró, contando anche appunto la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini. Alla fine arriva un grandioso duello per di fatto 23 giri che alla fine, per la mia grande gioia, vede trionfare il best di Rimini, Enea Bastianini, che vince dunque la quarta gara della stagione in una volata con Francesco Bagnaia. Questa è una bellissima immagine per il presente e anche per il futuro prossimo di Casa Ducati, perché sappiamo perfettamente come Enea Bastianini sia stato arruolato da Ducati ufficiale come compagno di squadra di Bagnaia per l'anno prossimo, ed è una buona immagine perché sono due piloti italiani veramente talentuosi con due percorsi formativi diversi. Bagnaia, ricordiamo, prodotto dalla VR46 Academy, Bastianini invece non è appunto facente parte di questa accademia. Due piloti che hanno già vinto i titoli mondiali, sia Bastianini che Bagnaia sono campioni del mondo Moto2, hanno vinto gare in MotoGP. Bagnaia sta cercando di rincorrere Quartararo al titolo mondiale e secondo me così, secondo me ci potrebbe anche riuscire. Bastianini invece ha già vinto appunto delle gare quest'anno con una moto iper privata, facendo dimostrare a tutti che è veramente un signor pilota e un grande talento. E una coppia del genere in Ducati ufficiale può essere l'inizio non solo di una grande rivalità, e spero nel modo più sano del termine, ma anche di vedere finalmente due Ducati competitive in tutto l'arco della stagione, senza contare su due piloti o con semplici acuti, vedi per esempio Miller, e poi gare un po' anonime, ma appunto con due piloti costanti e di alto livello, e sicuramente Bagnaia e Bastianini lo sono. È dunque doppietta per la nostra nazione, e quindi suona sia per Enea Bastianini sia per Francesco Bagnaia il canto degli italiani, il nostro inno nazionale per la quarta vittoria in stagione di Bastianini e anche in carriera in MotoGP, e suona un po' per tutti e 3 i piloti pretesi sul podio, perché sono 3 moto italiane, come una volta per la cerimonia del podio ad Aragon. Terza, infatti, è quella Aleix Espargaró, che ha la meglio di Brad Binder sul KTM ufficiale, per una classifica che si accorcia sempre di più con la streak di Bagnaia di podio che continua inesorabilmente a essere ancora aperta. Certo, non ha vinto per un'incollatura e sarebbe stata la quinta di fila, i punti di distacco sono 10, ma potevano essere tranquillamente 5, visto che appunto Quartararo ha avuto qui l'incidente con Marc Marquez, che ripeto ancora una volta è incidente di gara.
torna sul podio Aleix Espargaró, che rimane terzo assoluto nel mondiale a 194 punti, sono appunto 17 i punti di distacco rispetto a Quartararo. Lo spagnolo è pienamente in corsa anche lui per il titolo del mondo, anche se appunto in questa gara abbiamo visto probabilmente il vero Aleix Espargaró nelle gare precedenti, dove era evidentemente a mezzo servizio soprattutto a Silverstone. Bastianini invece con questa vittoria sale a 163 punti. Bastianini, secondo me, lo ripeto dall'inizio della stagione, non è un contendente puro al titolo del mondo, dovrebbe azzeccare una serie di risultati incredibili tipo Bagnaia in quest'ultima parentesi, ma la vedo abbastanza difficile perché il Ducati del team Gresini è di mezzo inferiore rispetto alla Ducati ufficiale del team Lenovo. Fatto sta che comunque vedere uno dei miei pupilli vincere è sempre una grande gioia. Bastianini non vinceva da Le Mans 2022, comunque buonissima stagione per Bastianini su Ducati. Gli altri piazzamenti li andiamo rapidamente ad elencare. Quarto è Brad Binder con una KTM che praticamente ha giocato al podio per tutta la gara con Ducati Prama, che è la prima ufficiale. Alla fine la spunta alla casa di Noale con Aleix Espargaró, ma Binder compie veramente una bellissima gara, probabilmente pound for pound la migliore di questa stagione, escluso evidentemente il podio del Qatar di inizio stagione. Quinto è Jack Miller. Quando parlavo di piloti con degli acuti e poi di gare abbastanza anonime o comunque al di sotto delle aspettative, mi riferisco proprio a Jack Miller, che anche l'anno scorso era capace di vincere delle gare in streak e poi dopo ritirarsi, fare punti bassi o comunque punti di costanza importanti comunque per il campionato team, cosa che comunque è una situazione abbastanza platonica. Quinto, ma secondo me potevamo aspettarci qualcosa di più dal pilota australiano, che poteva comunque secondo me puntare al podio. Sesto è Jorge Martin sulla Ducati del team Prama, che come al solito si dimostra un team molto importante sul giro secco e poi alla fine raccoglie purtroppo le briciole, perché sesto posto per lo spagnolo, ottavo per Joan Zarco. Settimo Luca Marini, che si conferma sempre un pilota in crescita nonostante una Ducati privata e con dei mezzi inferiori rispetto alle altre. È un po' sta facendo una stagione, non dico comparabile né a Bastianini, perché Bastianini a parità di mezzi è superiore nettamente a Luca Marini, però è una stagione comunque sopra le aspettative, perché il team VR46 non ci si aspettava comunque potesse arrivare costantemente in top 10, quindi buonissimo lavoro della squadra marchigiana. Ottavo è Joan Zarco, che appunto come al solito fa una grandiosa qualificazione e poi fa la gara del gambero in gara. Nono è Alex Rins, con di fatto l'unica Suzuki in pista, perché Juan Mir era presente in loco ma non ha recuperato di tutto dall'infortunio. Mancano 5 gare al termine del mondiale, sono 5 gare alla chiusura dell'attività sportiva di Suzuki in questa categoria, e alla fine chiudiamo con la decima posizione, ed è quella di Marco Bezzecchi, che senza se e senza ma si conferma uno dei migliori rookie di questa categoria MotoGP. Rookie che vedranno semplicemente un nuovo ingresso il prossimo anno, e sarà quello di Augusto Fernandez Guerra della Moto2, una Moto2 che vede però la vittoria di uno dei suoi diretti rivali, in questo caso il suo compagno di squadra, ovvero Pedro Acosta, che torna a vincere dopo la gara del Mugello e fa veramente una bellissima gara, allungando a metà corsa il distacco decisivo sul suo diretto avversario, proprio Augusto Fernandez, e anche Aaron Canet, che è un buonissimo secondo posto. Canet non riesce ancora a centrare la prima vittoria in carriera in Moto2, ma recupera punti importanti, in particolare su Fernandez e Ayogura, che è vero sono ancora più in vantaggio rispetto al vantaggio che può avere Quartararo rispetto alla MotoGP e i suoi diretti avversari, ma comunque è una seconda posizione che fa morale per lo spagnolo. Terzo appunto è Augusto Fernandez, che comunque si avvicina pian piano a guadagnare pochi punti, ma che possono essere fondamentali nelle 5 gare che mancano al termine su Ayogura per aggiudicarsi il titolo del mondo. Fernandez sappiamo che è stato promosso in MotoGP per l'anno prossimo, sarà il compagno di squadra di Aleix Espargaró nel team Gas Gas ufficiale, e quindi è ovvio che Fernandez vada a giocarsi queste ultime 5 gare di Moto2 con un morale alle stelle e con la voglia di entrare nella categoria regina da campione regnante di Moto2. Quarto è Ayogura, che fa ancora una volta una gara costante, anche se il giapponese oggi non ne aveva per puntare al podio. Sono comunque 7 punti di distacco per il giapponese rispetto allo spagnolo, sarà un mondiale molto bello da seguire fino alla fine. Il migliore degli italiani in questo caso è stato Celestino Vietti, o meglio Tony Arbolino. Celestino Vietti ha fatto una buona quinta posizione, a tratti anche lui si è giocato il podio, ma poi Fernandez e Ugo sono finiti davanti. Vietti invece con questa decima posizione pian piano sta abdicando verso la cessione del titolo mondiale, ma comunque Vietti ricordiamo che l'anno prossimo avrà un'ulteriore possibilità
in quanto si è stato confermato insieme a Nicolò Antonelli nel team Fantic VR46. Io vedo più un duello ovviamente tra Fernando Segura in questa categoria con Canet, che può essere la mina vagante se in Brocca ancora una volta a gare di alto livello come questa. Staremo a vedere cosa ci saranno le 5 gare della fine della Moto2 per una Moto3 che invece vede un allungo in testa al mondiale, e parliamo ancora una volta di Izan Guevara, che vince per distacco una gara molto importante per il mondiale ad Aragon, perché il suo diretto rivale, il compagno di squadra Sergio Garcia, vince soltanto il 13° in una gara che vede sempre di più ravvicinarsi per il titolo del mondo al numero 28, perché sia Garcia che Denis Foggia hanno fatto veramente una gara tremenda e raccolgono solo punticini. Guevara riesce a staccare il gruppo fin dall'inizio, è una gara a tre di fatto tra Guevara, Sasaki e Olgado, che di fatto finiranno poi a podio. A un certo punto Olgado si stacca, rimangono in due, e alla fine Izan Guevara dà lo stacco anche ai suoi diretti avversari per vincere ancora una volta una gara di Moto3, la quarta della stagione, per il quale suona la marcia reale in sala spagnola, che è suonato anche per Pedro Acosta in Moto2. Secondo è Ayumu Sasaki, che fa un podio importante per il mondiale, ma che secondo me non lo fa rientrare totalmente in lotta per il mondiale, perché ripeto, con questa gara secondo me il mondiale non è chiuso ovviamente, ma è fortemente indirizzato. E terzo è Daniel Holgado, miglior rookie di questa stagione, lui che corre per il Red Bull KTM IO Team, è dunque primo podio della carriera in Moto3 per il numero 96, che l'anno prossimo andrà sempre in KTM ma nel team Tectroix, in cambio di Danny Zonku, che comunque ha fatto ancora una volta quarto, terzo posto di legno consecutivo per quanto riguarda il pilota turco. La cosa brutta per quanto riguarda gli italiani è che il migliore è stato proprio Denis Foggia, 14° in una competizione che lo ha visto arrancare tantissimo nel passo gara, e che in generale gli italiani ha detto veramente male. Soltanto uno pilota appunto, ovvero il nostro più importante in questo momento in questa categoria entrante, ovvero il pilota romano, che però avrà modo di rifarsi in Giappone, Giappone che peraltro sarà già protagonista la prossima settimana con la gara del circuito di Motegi, anche se in contemporanea ci sarà anche la Superbike, sempre per quanto riguarda il circuito di Aragon, se non mi ricordo male, dovrebbe essere Barcellona, perché in Aragon la Superbike c'è corso. Fatto sta che ci sarà il Racing Podcast dedicato alla Superbike il 26 di settembre, quindi lunedì post tornata elettorale, e poi ci sarà tempo anche quello della MotoGP in attesa del ritorno della Formula 1, che sarà il 2 di ottobre a Singapore, senza dimenticare poi anche gli appuntamenti fondamentali con il baseball, che ormai entra nella fase calda. Insomma, tanti appuntamenti su questo canale sportivo, per il quale vi invito a iscriversi e a rimanere sintonizzati. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.